lago di Lugano è rimasto alle nostre spalle e adesso stiamo seguendo l'itinerario 3 svizzero, che è chiamato nord-sud, in questo caso sud-nord, perché arriviamo da sud, e è parte anche dell'Eurovelo 5, quindi dell'itinerario della via francigena della parte svizzera. As the rest we fall, until it all breaks down. Dopo un tratto abbastanza insignificante in mezzo alla zona industriale, questo itinerario 3 finalmente inizia a diventare un po' carino. È in mezzo al bosco, vabbè, resta all'ombra, quindi fa freschino per noi, però è divertente lungo il torrente. Andiamo a vedere come va a finire. No, l'ha giocato con Elvis, ha conosciuto un amico per un po' e quindi adesso ripartiamo, però sempre in un bel posto stavolta, eh? Bello bella questa ciclabile. Com'è stata la discesa, vero? Da brivido, fa freddissimo! Voi non lo sentite, ma c'è una puzza di freni bruciati dopo la discesa velocissima dal monte che non mi ricordo più il nome. Ceneri. Monte Ceneri, mi suggerisce, vero? Incrocio ciclabile, finalmente al sole, e adesso andiamo verso Locarno, anzi in realtà verso Tenero. Di lago in lago e siamo arrivati su quello maggiore. Oh, si va verso Maggia o verso Ascona? Siamo a Locarno e le alternative sono due: o lungo lago verso Ascona e poi Canobio e l'Italia, oppure la Valle Maggia che poi si congiunge alla Val di Gezzo. Però bisogna tornare in Italia oggi, quindi lungo lago e Ascona. È scaduto il visto. È scaduto il visto. Com'è andata la spesa in Svizzera, vero? Sono ancora sotto shock, ragazzi. No, dai, scherzo. Però in effetti costa più che in Italia, almeno il doppio. Abbiamo appena preso la strada che da Ascona porta a Brissago e poi giù verso l'Italia, e lungo il lago Maggiore, e devo dire che è bella trafficata e stretta, quindi decisamente bruttina da fare in bici, da evitare se possibile. Siamo tornati in Italia, al confine di Credirolo lungo il lago Maggiore. Adesso bisogna cercare un posto per dormire. A Cannobbio c'è un bellissimo lido nuovo, adesso ovviamente è deserto, c'è solo qualche ciclista e qualche runner, e quindi mi sembra un posto bellissimo per spiazzare la tenda per la notte. Risveglio a Canobbio con un cielo terso e il lago super calmo questa mattina. Noi abbiamo dormito proprio qua in riva. Buongiorno dal paese di Canobbio. Questo paese è il primo sulla sponda piemontese dopo la Svizzera, da dove siamo arrivati ieri, e ha un'estensione pazzesca perché è esteso tra 51 km quadrati con soli 5.000 abitanti, quindi insomma niente male. E da qua si può imboccare la Valle Cannobina, che entra verso Domodossola e poi raggiunge la Val di Gezzo, oppure proseguire lungo lago, e mi sa che noi proseguiremo lungo lago per questa volta. Alle nostre spalle c'è la piazza principale del paese con palazzi affrescati, la chiesa parrocchiale a far da testa a tutto, e poi da qua si prosegue lungo lago e si arriva all'attrazione di Cannero, e a Cannero c'è il castello sul lago. Allora, siamo appena usciti da Canobbio e abbiamo scoperto che la strada qua più avanti è franata e quindi è chiusa, e adesso vediamo, sono 4 km e poi ci sarà la frana.
apre a luna e quindi magari noi aspetteremo luna. Adesso sono le 9 di mattina, facciamo questi 4 km, vediamo, magari ci lasciano passare, magari no. Al limite aspetteremo luna, vediamo, perché l'alternativa è fare la Val Canobina, salire fino ai 1000 metri, poi discendere a Domodossola, insomma allungheremo il giro di un bel po' e non è che ne abbiamo molta voglia. C'è la strada sgombera, non c'è una macchina perché chiaramente qua più avanti è chiusa e è uno spettacolo pedalare così. È come essere su un'autostrada per biciclette senza nessuno. Non sarebbe male se fosse sempre così. Adesso arriveremo a Cannero e vediamo lì come è messa la strada. Alla fine sono le 12:30 circa, la strada è ancora chiusa e noi siamo tornati a Cannobio, ci siamo seduti a un bar, abbiamo fatto l'aperitivo e adesso aspettiamo che apra la luna. Questo alle mie spalle è l'edificio storico che ospitava il cappellificio Panizza, che è nato nel 1879 e produceva cappelli in feltro. Lo storico stabilimento è stato chiuso nell'81 e poi è stato trasferito a Montevarchi in Toscana. Però dal 94 in questo edificio ospitato qua a Giffa è ospitato un museo dedicato proprio alla creazione del cappello. Finalmente fuori dall'inferno della statale, abbiamo fatto 3 km sulla statale da Verbania per uscire, davvero stressanti. Adesso siamo riusciti a trovare un sentiero parallelo, che corre parallelo, speriamo che vada il più lontano possibile, e lungo il Toce. E niente, oggi è una giornata abbastanza scialba e abbastanza noiosa. Decisamente meglio adesso, siamo lungo la ciclovia del Toce, siamo nella riserva naturale di Fondo Toce e stiamo proseguendo per sperare di ricongiungerci poi allo Strona e raggiungere il lago d'Orta e poi giù nella Bassa dai giorni prossimi, chiaramente. Arrivati a Mergoz, adesso prendiamo i viveri per la sera e poi andiamo a vedere se troviamo un posto qua sul lago, un altro lago. Questa è la spiaggia del lago di Mergoz, abbiamo trovato questa spiaggetta un po' fuori dal paese e ci sembra un buon posto per campeggiare per questa sera.